facciamo la nostra chiusa su questo lavoro, perché questa nostra intervista si sposta, perché come abbiamo detto le attività sono veramente tante. Planetica. Abbiamo appena finito di fare la presentazione, abbiamo incontrato l'autrice e lei è una storia bellissima, siciliana, però è una ricchezza, no? Di conoscenze, di esperienze, di una donna che nasce una famiglia nobile siciliana, se ne va a 19 anni a Londra, si sposa con una persona inglese, diventa avvocato, diventa giudice del tribunale dei minorenni, scrive libri, c'è una vita veramente straordinaria, una donna straordinaria. Come straordinario il tuo sguardo, perché tu sei proprio contento, si vede. No, io ho conosciuto una piace. Persona fantastica, mi sono arricchito tantissimo stasera. E ho visto tante persone insieme a me che hanno goduto di questo spettacolo. Questa è la cosa più importante in farm, no? E noi non siamo un museo, non ci interessano le collezioni, non ci interessano i prodotti, quindi non ci interessa quanto vale un'opera, ma quanto vale una persona. Non il prodotto, ma il processo. E questo, diciamo, se possiamo utilizzare un eufemismo, sta diventando un piccolo museo delle persone. La cosa più bella è la gente che passa e che ha qualcosa da condividere con te e te lo regala. Ok, allora l'ultima cosa. Il futuro, che cosa sarà Farm da Grande? Il futuro? Questa è una bella domanda. Speriamo che possa essere un posto più bello di quello che è oggi, che possa essere, diciamo, un luogo gestito da queste bimbe. Che possa essere, diciamo, una città straordinaria, perché le città cambiano attraverso le persone, e se noi abbiamo la forza di dare la continuità a questo progetto per i prossimi 20 anni, queste bambine che sono cresciute in questo luogo faranno di questa città una città straordinaria. Quindi sogno nel cassetto la continuità di questo grande lavoro. Allora, un gigantesco in bocca al lupo. Grazie, perché già comunque i risultati cominciano a vedere. Grazie.